Titoli di coda per il Consiglio provinciale della BAT. Domani, 13 luglio, 5 anni dopo la proclamazione degli eletti che nel 2009 formarono il primo consesso della sesta provincia, scadranno i mandati di consiglieri ed assessori. Il presidente Francesco Ventola acquisirà i poteri del Consiglio e resterà commissario in attesa del nuovo Consiglio provinciale che dovrà essere nominato entro il 28 settembre, così come prevede la riforma del Rio sulla riorganizzazione delle province. È una brutta pagina, per noi invece diciamo, una bellissima esperienza esaltante, importante, che ha rafforzato l'unità e soprattutto della nascita di questa nuova comunità che ha visto nelle elezioni del 2009 una consacrazione, ma che ad onor del vero già da anni esisteva. Non dobbiamo perdere queste identità che i nostri cittadini hanno voluto costituirsi nel corso degli anni e che diventa ancora più importante alla luce della nascita della città metropolitana Bari e della capitanata dall'altra parte. Francesco Ventola sarà l'ultimo e unico presidente della provincia ad essere stato eletto dai cittadini. Il prossimo presidente sarà eletto infatti dai sindaci delle 10 città e dai consiglieri comunali, diventando la provincia un ente di secondo livello. C'è un po' il rammarico soprattutto per quello che avverrà e in questa scelta, permetto di dire scellerata, di non far votare più cittadini. Se le province non servivano, tanto valeva la pena abolirle e mettere in condizione l'assemblea dei sindaci di poter governare un ente di area vasta. Probabilmente si arriverà a questo, però nel frattempo tenere delle elezioni solo dei consiglieri comunali che tra di loro si eleggono i consiglieri provinciali che poi non avranno nessuna competenza precisa in seno alla nuova provincia, è stata tanta demagogia in questi ultimi mesi da parte del governo centrale perché tutti si erano convinti che l'avessero abolito le province e così non è. Entro il 19 agosto, la data indicativa, il presidente Ventola dovrà indire i comizi elettorali e le elezioni per il nuovo consiglio che sarà composto da 12 consiglieri, mentre l'assemblea dei sindaci rappresenterà l'organo esecutivo. Dal giorno 14 io assumerò i poteri anche del consiglio provinciale, sino probabilmente al 30 di settembre, data entro cui ci dovranno essere le elezioni del nuovo presidente della provincia, che potrà essere eletto uno dei sindaci del nostro territorio che ha una scadenza di mandato superiore ai 18 mesi. Altro che soppressione delle province, l'estate 2014 regalerà una insolita campagna elettorale tra i consiglieri comunali e quelli provinciali uscenti per l'elezione del nuovo consiglio. Criptici e da interpretare anche i voti tra consigliere comunale di una città ed un altro. Infatti, stando alle normative del DDL del Rio, non varranno tutti alla stessa maniera. Quelli delle città più grandi conteranno di più, mentre quelle dei paesi più piccoli conteranno meno. Ecco perché, anche per accordi e manovre di palazzo, bisognerà rivolgersi ad un ragioniere.